In questo caso non ho pensato realmente a quale fosse il target. In generale ho pensato ad un ragazzo più o meno della mia età che si immedesimasse nella protagonista o nel carnefice, assolutamente non lo escludo, e che magari si pentisse in caso. E quindi ho pensato più che altro a dare un messaggio forte sin dalle prime battute. E nulla, questo era l'unico obiettivo. Ok, Assolutamente. l'altra scelta che mi è piaciuta è il fatto di rappresentare tutto quanto, salvo poi il pezzettino proprio finale, al rallentatore. Ah, Non te lo ricordavi? no, Ah, sì, già, in è realtà. vero, c'era anche questa cosa, pensa un po'. Sì, no, diciamo che allora, la scelta al rallentatore, devo essere sincero, non l'ho pensata come se fosse qualcosa di realmente importante, però può avere importanza in merito alla frase finale, time cannot be rewound, cioè il tempo non può essere andato indietro, non può essere rivolto. Quindi diciamo che a volte, se si pensa un po' di più, se si dà magari quei 10 famosi secondi, no, che possiamo dare alla nostra mente per pensare, per magari evitare di commettere determinati errori, possono fare la differenza. Allora, in quel caso, forse il tempo al rallentatore servirebbe. Che Anche so, per magari possiamo dare riflettere, questa anche informazione. è bello questa idea, questo messaggio, perché come già detto prima, molto spesso, non sempre purtroppo, però diciamo molto spesso i casi di revenge porn originano proprio da un impulso, dall'impulso del momento. Non sempre, Assolutamente. perché a volte purtroppo c'è proprio una premeditazione dietro, con un piano e così via, però se parliamo proprio del, tra virgolette, tipico caso di revenge porn, sì. Non solo tra ragazzi, in realtà, però visto che stiamo parlando di loro, sicuramente molto è dovuto all'impulso del momento. Tant'è vero che Sì. poi l'altra persona poi se ne pente anche, cioè la stessa persona che dopo se ne pente, però purtroppo è troppo tardi. Quindi, questo sicuramente. Volevo chiederti anche, allora, innanzitutto, quali difficoltà hai incontrato nel realizzare questo video? O avete incontrato, ovviamente siete anche un team, quindi. Allora, in realtà me ne viene in mente una in particolare che è molto significativa, perché mentre stavamo girando le varie scene, c'è stato il momento in cui la protagonista si è dovuta scattare un selfie in cui non si vedesse moltissimo, diciamo, il seno, ma che comunque desse l'idea, perché ovviamente lungi da me fare un selfie magari davanti a tutti quanti con Certo, ci il mancherebbe. protagonista nudo, assolutamente. È una cosa bella da dire, secondo me, perché lei si è vergognata, ma non perché c'eravamo noi, ma perché proprio non voleva farlo. Ma perché questo? Perché eravamo tutti reduci dalla notizia di questa ragazza che era stata coinvolta in questo scandalo, diciamo, in questo episodio di cyberbullismo, e quindi tutti ci pensavamo di più, eravamo tutti più consapevoli. Io posso con certezza dire che grazie ai laboratori, ma soprattutto grazie a quell'evento, sicuramente ne siamo usciti tutti da questa esperienza più consapevoli e più capaci di discernere le cose positive da quelle negative. Non dico che sia tutto bene e male, perché per esempio il sexting può essere del bene, può essere del male a seconda di come lo si interpreta, Certo. però la consapevolezza fa la differenza. E una ragazza, quando ti dice non vorrei scattare un selfie del genere, ti fa pensare che magari determinate cose insegnano, sono delle lezioni di vita. Purtroppo i media hanno bisogno sempre di questi scossoni per poter poi parlarne attivamente, per poter, diciamo, raccontare queste storie. Io vorrei che non fosse così, perché purtroppo si arriva sempre alla fine a parlarne e vorrei che magari se ne parlasse prima. Quindi prendere tutto quando siamo ancora in tempo, perché poi magari succedono delle cose che sono terribili, sono molto più grandi del singolo caso di revenge porn. Mi riferisco al caso Telegram, che Ah, penso sia il caso più eclatante, soprattutto in questa quarantena.
penso che sia una cosa veramente assurda e ignobile, poi che riguarda in realtà ragazzi della mia attuale età, perché ho scoperto che poi la mente criminale che era dietro a tutto questo processo, a questa macchina pedopornografica di Telegram, era un ragazzo di 20, 21 anni più o meno, e quindi mi fa molto pensare, Sì, assolutamente. ricordando ovviamente che, come abbiamo detto ormai tante volte anche oggi, il vero problema non è Telegram in sé, anzi è utilissimo, è Ah, fantastico, no, il problema è come certo. lo usi. Tant'è, adesso tu hai citato quel caso lì, appunto, però ricordiamoci che, ad esempio, lo stesso Telegram, cioè lo stesso staff di Telegram, ogni giorno va a setacciare i canali e i gruppi che vengono segnalati e poi li chiude. Quindi c'è un intento, è vero che Telegram addirittura ha aperto un canale, Abuse, Stop Child Abuse, una roba di questo tipo, adesso cito a memoria, attraverso il quale ogni giorno loro proprio pubblicano il bollettino dei canali e i gruppi che hanno chiuso in giornata, ed è pazzesco vedere proprio l'enormità di questi canali. Attenzione, qui parliamo di, appunto, dicevi tu, materiale pedopornografico, quindi non Pedopornografico, materiale assolutamente. non i canali di pirateria e così via. Quindi è ancora più angosciante perché parliamo, sono numeri enormi solo per questo fenomeno. Ed è pazzesco, ma per darti un'idea, te lo dico in tempo reale perché ho qui davanti Telegram, giusto perché, ecco, Stop Child Abuse, il canale si chiama. Ti dico solo che ieri 28 maggio 2020, hanno chiuso solo il giorno di ieri 273 tra gruppi e canali. Dal 1 maggio, perché poi ti mettono anche il report del mese, e dal 1 maggio al 28, quindi ormai stiamo per concludere il mese, siamo a 8.136. A ieri, Mamma mia. consideriamo che oggi è il 29 maggio, manca ancora qualche giorno, quindi diciamo, sicuramente il numero aumenterà. Aumenterà. Solitamente sono comunque attorno ai 300-400 tra canali e gruppi chiusi al giorno. Ce l'ho qui davanti, quindi ho tutta la timeline. Ok, quindi questo per dire, quindi questo Incredibile. sicuramente. Il problema, appunto, come dicevamo prima, non è lo strumento e neanche la pratica di per sé del sexting, appunto, ma è come viene utilizzato e le eventuali conseguenze che potrebbero emergere dopo. Questo Assolutamente sicuramente. non c'entra il mezzo in questo caso, perché comunque è una Esatto. cosa che si potrebbe fare benissimo su Facebook, su WhatsApp, su Telegram, su Instagram, cioè non c'è differenza, anzi, Esatto, infatti, sì, cioè, diciamo che Telegram garantisce dovrebbe un essere maggiore più controllato. anonimato. Esatto, Telegram garantisce un maggiore anonimato. Ma ricordiamoci che, soprattutto se parliamo di ragazzi, comunque i ragazzi non fanno queste cose su Telegram, ma le fanno tranquillamente su WhatsApp, proprio perché è l'impulso del momento. Quindi io non sto a pensare che se io condivido questa cosa, poi comunque rimane segnato il mio numero di telefono, possono risalire a me e così via.